La malattia di Alzheimer dalla sesta sta diventando fra breve la seconda causa di morte per le persone con più di 65 anni. Non è solo il fatto che oggi 50 milioni di persone sono malati di demenza e che in Italia saranno almeno circa 1,5 milioni queste persone, è la prospettiva, è il fatto che è una malattia legata all'invecchiamento e quindi di tutte le patologie che noi registriamo sia come causa di morte che di disabilità, oggi la malattia di Alzheimer e le altre demenze costituiscono di gran lunga la causa che è destinata ad aumentare di più, quindi rappresenterà la sfida più importante, anche perché sapete che la malattia di Alzheimer dura 8-10 anni. All'interno del corso di studi degli studenti e in parte anche all'interno degli studi degli specialisti, l'obiettivo fondamentale legato alla demenza è sempre quello della diagnosi. Ora ci troviamo di fronte a una malattia che non ha una cura specifica dal punto di vista farmacologico, non siamo in grado di guarirla, ma siamo in grado di curarla. Ma per curarla la diagnosi non basta e all'interno dell'università tutti i trattamenti non farmacologici non vengono assolutamente trattati, così come non viene trattata tutta la fase importantissima, la più lunga, che sopporta la famiglia, che è la fase post-diagnostica. La maggior parte delle persone che insegna all'università, anche insegna come curare la demenza, non ha mai curato la demenza e quindi la conosce più o meno come sui libri. In realtà poi queste malattie cambiano, sono diverse anche da come sono scritte sui libri. L'altra causa teorica è che ancora oggi la medicina vede le malattie e non vede i malati, cioè vede la malattia come qualcosa che è uguale per tutti e quindi vuole insegnare agli studenti che loro devono fare la diagnosi, diciamo, astraendo da quella che è la storia particolare di incontro tra la persona e la malattia. Naturalmente, se noi vogliamo parlare di medici che curano i malati e non la malattia, chiediamo uno sguardo diverso del proprio ruolo, di quello che si è rispetto alla persona malata e ai suoi familiari. Cioè essere un elemento di counseling, dei consiglieri che aiutano i familiari e il malato ad affrontare questa che qualcuno ha chiamato una mini morte quotidiana. Questa cosa terribile che è di accompagnare le persone in una malattia che ti toglie costantemente delle cose. E quindi il ruolo del medico diventa molto quello di individuare le possibilità di intervento, le cause, di aiutare le persone e i familiari a convivere con questa difficile situazione, esserne parte.